Buongiorno, oggi vorremmo presentare le carriere possibili nel Swiss Medical Network, un'azienda dinamica di 4.000 collaboratori. Evidentemente abbiamo bisogno di nuove idee, nuovi rinforzi. I piani di carriera di un'azienda sono importanti, soprattutto in un'azienda multiculturale e presente in tutta la nazione. E l'idea sarebbe di motivarvi, voi giovani nello spirito, di candidarvi a delle posizioni di responsabilità che potremo conciliare con la vostra vita privata e pianificarla nel tempo. Per questo volevamo presentarvi alcuni esempi. Nella lingua italiana tocca a Daniela Franco, direttrice di Ars Medica. Ci troviamo qua nel centro dello sport di Ars Medica e volevo porre qualche domanda a Daniela per darvi un po' l'idea di cosa significa evolvere in questo magnifico gruppo. Daniela, descrivici un po' la tua carriera. Allora, il mio percorso inizia a Swiss Medical Network 12 anni fa. Avevo ben soli 29 anni quando ho iniziato il percorso e ho iniziato nella qualità, nell'ambito della qualità, ma solo dopo pochi mesi il percorso è diventato un'avventura professionale. Ho potuto godere di far parte di un network, quindi del gruppo, per poter fare esperienze in tutte le cliniche del gruppo e non solo, di fare esperienze in tutti gli ambiti, quindi sia operativi che finanziari, e questo mi ha permesso di poter arrivare ad essere direttrice. Percorso ricco di esperienze, hai detto. Quali sono state le cose che ti sono piaciute di più o le caratteristiche principali per... La caratteristica principale è stata la libertà di poter esprimere al meglio la mia motivazione, passione e anche, perché no, creatività, perché per fare questo tipo di lavoro ci vuole creatività, e di poter utilizzare al meglio anche le mie capacità e competenze che ho acquisito nel mio percorso. Direttrice, è un lavoro impegnativo, immagino. Sei responsabile 24 ore su 24. Come riesci a conciliare il lavoro e la vita privata? Penso che sia una questione di organizzazione, così come nella vita professionale, anche la vita personale è una questione di organizzazione, e penso che sia molto importante coltivare al di fuori della vita professionale soprattutto i nostri affetti e, perché no, anche tutte le nostre passioni, tra le quali per me è lo sport. Bene, non a caso siamo nel centro sport, uno dei progetti che hai potuto curare. Ultima domanda, qual è il consiglio che vorresti dare ai giovani nello spirito per crescere nella nostra azienda? Intanto di essere sempre curiosi, di non seguire gli schemi. Per fare qualcosa di più grande, per andare al di là, non bisogna seguire sempre, essere rigidi e seguire degli schemi. E in ultimo, di avere coraggio. Dunque, un pizzico di coraggio e un pizzico di creatività. Esatto. Bene. Se queste parole vi hanno entusiasmato, c'è un mail a disposizione, sarà in sovraimpressione in questo video. Potete scrivere con una lettera di motivazione e organizzeremo un incontro con voi per vedere quali sono le vostre ambizioni nella crescita della nostra azienda. Grazie. Go!